Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Dell'Utri, l'ex senatore arrestato a Beirut. Renzi, andiamo in Europa per cambiare le regole. Sport e fatture false, sponsorizzazioni nel mirino della Guardia di Finanza. Marcello Dell'Utri è stato arrestato a Beirut. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Alfano, spiegando che il governo si attiverà immediatamente per la procedura di estradizione. Il sostituto procuratore generale di Palermo, Luigi Patronaggio, ha commentato: abbiamo ottenuto un ottimo successo operativo. Rispettando le regole europee, andiamo in Europa per cambiarle. Lo ha detto Matteo Renzi aprendo a Torino la campagna elettorale del PD. La sinistra che non cambia non è sinistra, diventa destra, ha aggiunto il Premier. E ha sottolineato: basta inseguire Grillo, lasciamolo nel suo brodo. Un giro d'affari milionario, difficilmente quantificabile, perché in buona parte sommerso nel mare magnum dell'evasione fiscale, ma ormai diffuso ovunque in Italia, è quello delle false sponsorizzazioni sportive. L'ADN Kronos ricostruisce il giro di fatture false o gonfiate, sempre più spesso nel mirino della Guardia di Finanza. Somme fatturate per servizi mai resi, finte partnership commerciali e denaro che passa di mano in mano facendo perdere le tracce al fisco. Rispetto all'anno scorso, nel 2014 i proprietari di immobili dovrebbero pagare 4,6 miliardi di euro in più. Tra IMU, TASI a 2 per 1000 e TARI, nel 2014 gli italiani pagheranno 32,5 miliardi. Su case, negozi e capannoni il carico fiscale ormai ha raggiunto un livello record. Secondo i calcoli dell'ufficio studi della CGA, il peso complessivo delle tasse, delle imposte e dei tributi rischia di superare i 53,7 miliardi di euro. Un uomo è morto in un incendio all'ospedale San Martino di Genova. Potrebbe essere stata la stessa vittima, un 63enne malato terminale oncologico, ad appiccare il fuoco, con l'intento di togliersi la vita. L'uomo aveva già tentato il suicidio venerdì, cercando di buttarsi da una finestra, ma era stato salvato. Ustionata, una donna che assisteva il 63enne. Nessuno degli altri pazienti è rimasto intossicato. Solo 2 italiani su 10 faranno acquisti nei prossimi giorni festivi, di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio. E quanto emerge da un sondaggio condotto da Confesercenti SVG. Solo il 21% degli intervistati ha progettato di utilizzare l'occasione per fare un po' di shopping. A regalarsi una vacanza il 30% degli italiani, mentre per gli altri sarà una Pasqua casalinga. I membri superstiti dei Nirvana hanno tenuto un piccolo concerto a New York per festeggiare l'ingresso della band nella Rock and Roll Hall of Fame. In un music bar di Greenpoint, a Brooklyn, circa 200 persone hanno assistito allo spettacolo, in cui una serie di guest star si sono calate nel ruolo che fu di Kurt Cobain, morto 20 anni fa all'apice del successo.